Ed eccoci con Punto Sport, come tutti i lunedì, per gli amici sportivi che amano calcio, ma anche tutti gli altri sport. Tra un attimo presenteremo gli ospiti, ma prima ancora di iniziare, penso che a nome di tutto Punto Sport e degli amici qua in studio, facciamo gli auguri di buon compleanno a Marcello Gazzola, che proprio oggi compie gli anni e naturalmente speriamo rientri anche nei prossimi giorni in squadra, perché Sassuolo credo che abbia bisogno di lui, dopo aver visto cose imbarazzanti anche da parte di chi condivide quella parte del campo. Presentiamo gli ospiti, che vedo subito il mio amico che ha fatto un sacco di chilometri perché è rientrato apposta per questa trasmissione dal Brasile. No, sto scherzando. Buonasera a tutti, Davide Galimberti, Varano. Buonasera, Pattoneri Bedogna. Buonasera Massimiliano Rolandi del Valgotra. Messi, esatto. Buonasera, Giacomo Rinaldo Valgotra. Eccoci qua, allora andiamo subito a fare qualche piccola domanda per quanto riguarda i vostri campionati, poi dopo vedremo dalla prima, la seconda, la terza, nel dettaglio risultati e prossime partite. Direi che è peccato perché sta finendo questo campionato e per te era il momento di raccogliere tanti frutti buoni, no? Ma no, diciamo che abbiamo 2-0 fatto. amico Ferti, 1-0 Sì. ieri. Sì, no, siamo contenti, abbiamo fatto un buon campionato. Il nostro obiettivo, primo obiettivo era quello della salvezza, l'abbiamo centrato diciamo, matematicamente a 5 giornate dalla fine. E quindi va bene così, per quest'anno va bene così. Sì, forse c'è il rammarico per qualche punto buttato qua e là, però alla fine i conti tornano, i punti sono giusti quelli che abbiamo, come penso per tutte le altre squadre. Alla fine i campionati si pareggiano, insomma, quindi va bene così. I tuoi giocatori come stanno vivendo questo bel momento? Beh, Magari anche loro. sicuramente abbiamo lo spogliatoio, il morale molto alto e adesso giocando anche liberi di mente, magari possiamo anche, vogliamo continuare a far bene fino in fondo, poi vedremo dove arriveremo. Però dopo essersi tolto il peso della salvezza, diciamo che lo spogliatoio è molto più tranquillo e si sa, poi vincere aiuta a vincere. E quindi è più facile anche far bene, insomma, quando non c'è tensione, meglio così, insomma, va bene così. Vicino a te c'è il Bedogna che ieri ha pareggiato e che se avesse incamerato altri 2 punti magari speravo molto di più di giocarsela fino in fondo. Se avesse il problema, vabbè no, che visto la partita, abbiamo giocato penso una partita, una delle più belle dell'anno dal punto di vista gioco, possesso palla era al 90% nostro, 8 occasioni da gol penso le abbiamo avute. Un gol annullato dove secondo me l'arbitro l'ha visto solo lui questo fuorigioco sulle rose, 2 rigori non dati. È vero che bisogna far gol per vincere, però questi episodi secondo me ieri hanno un po' compromesso il nostro campionato, che abbiamo fatto oltre le aspettative perché nessuno inizio anno pensava che il Bedogna poteva competere per il campionato. E arrivati fino alla fine a questo punto, pareggiando in questo modo, ci ha fatto un po' girare le scatole perché l'altra squadra non si è neanche comportata realmente, non è venuta per giocare a calcio, ma è venuta solo per cercare di nervosire, per buttare via la palla a chilometri, simulando ogni azione. Quindi è stata una partita un po' complicata, abbiamo retto bene in campo, peccato però che il gol non sia arrivato, cioè era arrivato però ce l'hanno annullato. Poi nei prossimi giri vedremo quello che hai fatto tu, adesso è troppo presto per vedere le immagini e le commenteremo. Voglio anche dire che ci sono, sembrano delle notizie clamorose sul compiano, ecco, che ci siano in atto delle dimissioni o comunque qualcosa, un cambiamento per quanto riguarda l'allenatore, credo. Ma magari il prossimo lunedì saremo molto più chiari a palle ferme. Valgotra, purtroppo ieri, voi siete salvi, ormai da tempo. No, beh, salvi da tempo no, perché matematicamente ci siamo salvati ieri anche perdendo. Però sicuramente eravamo vicini alla Varanese fino a qualche giornata fa e ci avrebbe fatto piacere continuare a starci. Ci siamo staccati da quel gruppetto di squadre.
intorno ai playoff, e non posso negare che ci dispiaccia. Sicuramente anche le tre partite che mancano, non andremo a fare delle scampagnate, anche perché sennò tanto varrebbe stare a casa. Cioè, bisogna cercare di fare il meglio possibile. Purtroppo le ultime partite abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo meritato, mentre, come diceva però Galimberti, alla fine i punti tornano e probabilmente in altri periodi abbiamo raccolto anche più di quello che avevamo meritato, e quindi adesso è un periodo che va così. Ci mancano tre partite, una col Fornovo, una con la San Leo e poi il Mercury, quindi due squadre attrezzate e una squadra che si deve salvare, quindi saranno tutte tre partite toste. Sentiamo se anche tu la pensi come il tuo presidente. Ma, sicuramente quello che ha detto Massimiliano è giusto, perché fino a poche settimane fa eravamo attaccati quasi alla zona playoff, e adesso ci ritroviamo in un limbo che ormai, vabbè, siamo salvi, ma si poteva sicuramente dar seguito ai risultati che abbiamo avuto nel giro d'andata. Dispiace, perché vedendo le squadre che sono nei playoff, una abbiamo incontrata ieri, non è che ci sia questo gap tra noi e loro, ma come anche tra noi e la Varanese. Cioè, diciamo che il campionato è livellato, penso sia livellato verso il basso negli ultimi anni, però vabbè, dispiace, perché potevamo stare anche noi lì e giocarcela anche queste tre partite, che ovviamente verranno disputate con l'impegno massimo, ma non abbiamo più niente da chiedere nel campionato. Torniamo all'amico Davide. Prima di darti la palla e farti la domanda, voglio darvi un appuntamento a tutti noi sportivi, compreso tutto il team di RTA, perché Comeback ha voluto fortemente, insieme a Punto Sport, dare una grossa riconoscenza, un premio molto importante, il 4 di maggio. Anche voi, se venite a cena o no, o semplicemente così, il premio a Marcello Gazzola verrà dato, una cosa molto importante, per cui credo che la Comeback, impegnata nello sport, questa grandissima azienda, sia impegnata anche nel riconoscere al Ristorante Roma. Ristorante Roma, Borgo Valditaro, ci sarà l'anteprima, Marcello Gazzola con tutti i ragazzi delle giovanili per fare le foto e quant'altro. Dopodiché dalle 8 in poi, dalle ore 20, si va alla cena e lì entreranno solo quelli che avranno prenotato direttamente al Ristorante Roma. Il giorno 4 maggio, ma poi ci sarà fatto anche un piccolo spot su questo. Allora, Davide, ti chiedo, partenza buona, poi dopo un rallentamento e ti sei rimesso in carreggiata come una Formula 1. A che cosa sono dovute queste cose? Tu sei un allenatore esperto, ma hai giocato tanti anni. A che cosa possono essere dovute? Se l'avessi saputo, probabilmente avremmo continuato. Andavamo a 200 all'ora dall'inizio alla fine. Però no, ma penso che faccia parte un po' del gioco. Innanzitutto noi eravamo neopromossa, e quindi comunque il passaggio di categoria si paga, perché ogni gradino c'è qualcosa in più. E noi, venendo dalla terza, qualcosa abbiamo pagato. Abbiamo fatto male, mi ricordo, la prima partita di campionato, poi dopo abbiamo inanellato tre vittorie, anche importanti, perché uno era il derby col Fornovo, che era una partita molto sentita, che ci tenevamo tanto tutti, e poi dopo però abbiamo sbagliato quelle partite che... Dove, sulla carta? Ma secondo me abbiamo contro delle squadre che forse sono anche più forti di noi, perché sono là davanti, e quindi comunque alla fine, come dicevo prima, i conti tornano, quindi se sono davanti... E la differenza un po' che c'è stata dall'anno scorso è che quest'anno abbiamo preso tanti gol. E quindi quando si prendono tanti gol è difficile poi, perché farli ne abbiamo anche fatti, ma ne abbiamo preso troppi. Hai cambiato un po' il modo, hai fatto qualcosa?
No, no, non è cambiato forse qualche giocatore, però secondo me è cambiato che gli attaccanti che sono in seconda categoria probabilmente sono più forti di quelli che sono in terza categoria. E abbiamo trovato qualche attaccante esperto che, come dicevo già anche in altre volte, trovi anche degli attaccanti che comunque magari sono scesi dalla categoria, magari una o due categorie perché magari non giocavano per la regola del giovane che facevano giocare i giovani nelle squadre alte. Quindi trovi anche della gente più esperta e che comunque sono più difficili da marcare. E poi ci sono dei giocatori che è una vita che giocano lì, come ad esempio Devoti nel Val Gotra, che comunque i suoi gol li fa sempre, ci ha purgato sia l'andata che il ritorno, quindi è così, insomma. Però penso che gli alti e bassi il primo anno ci possono Ci stare. stanno, Sì, ci ci stanno. stanno e comunque fa parte del gioco, insomma. Poi ho qualche infortunio, però parlare di quelle cose lì, infortuni, squalifiche, secondo me non piace perché se le rose vengono fatte di 20 giocatori, il motivo è per quello, Per perché quelli quello. che. Tra l'altro adesso noi ultime partite abbiamo cambiato anche qualcheduno, perché giustamente qualcuno ha tirato la carretta tutto l'anno, qualcheduno ha giocato meno ed è giusto che adesso abbia anche lui le sue soddisfazioni, ma i risultati stanno venendo lo stesso. Quindi questo dimostra che alla fine una volta, cioè anche se manca qualcuno non cambia nulla. Andiamo al Bedonia, velocissimamente ti chiedo, ti aspettavi con i tuoi amici, naturalmente dirigenti, giocatori, che questo campionato vi avrebbe riservato davvero giocarlo alla sino in fondo? No, siamo partiti Perché? inizio anno, beh, come si sa la società è nuova, da 3 anni che è Sì. esistente. Dal primo anno al terzo anno la squadra è andata sempre in crescendo, sia come risultati a livello di gioco, calcolando che abbiamo preso giocatori che erano anni fermi per inattività, giocatori che magari altre parti non giocavano, non credevano più in loro. Siamo partiti senza pressioni, quindi questo può aiutare e la dirigenza comunque è presente, quindi diciamo coccola la squadra, ci sta vicini, quindi Mauro penso che ha gestito benissimo il gruppo in questi 2 anni. I risultati sono venuti anche per il lavoro quotidiano che magari facciamo. E quindi siamo contenti anche ora comunque il terzo posto è ancora a nostra portata e ci proveremo fino alla fine perché sennò non sarebbe neanche giusto mollare adesso. E qualunque risultato viene fuori, secondo me siamo soddisfatti perché tutti i giocatori che giocano stanno dando sempre il 110% ogni partita, quindi siamo soddisfatti comunque. Anche per te, Presidente, quando siete partiti, quando si parte è sempre un punto interrogativo. Adesso che il campionato ormai è finito, per quanto riguarda l'esito, anche se sono 3 partite, soddisfatti o rimborsati? Rimborsati, Va bene. perché ci pensavo anche ieri sera parlando a bocce ferme. Penso che il prossimo anno, calcolando il budget che noi mettiamo a disposizione, che è zero perché non si paga nessun Forse giocatore, qualcosa meno, prossimamente. beh, non si paga nessun, anzi, che delle volte qualcuno qualcosa ci deve, non si paga nessun giocatore per scelta Tecnica. politica, perché siamo improntati in questo modo e vogliamo continuare in questo modo, quindi penso che, ne parlavamo anche ieri, presentarsi a settembre con una squadra migliore di quella con cui siamo partiti quest'anno non è facile, non è facile migliorarla spendendo niente, quindi penso che quando alla fine dell'anno sei partito in 20 e poi hai perso qualche pezzetto per infortuni vari e altre problematiche, quando arrivi alla fine dell'anno non puoi essere completamente soddisfatto perché abbiamo perso un'occasione di fare meglio. E questa non è una critica ai giocatori, all'allenatore, è una critica, è uno sguardo critico al lavoro che abbiamo fatto, perché si poteva fare Fare qualcosa di di più. più, ma a partire da tutti, da me, dagli altri dirigenti, e anzi, direi che nei gradi di responsabilità
L'allenatore è quello che ne ha meno, poi ci sono i giocatori che in alcuni momenti sono mancati sotto certi aspetti, si poteva dare qualcosina di più, e poi c'è anche la dirigenza che non porta punti visibili, ma però serve ed è necessario ed è importante anche lei. Anche per, naturalmente per te la stessa cosa. Partiamo dall'inizio. Noi siamo, come ha detto il presidente, siamo una società che fa tutto con niente e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Quest'anno, incredibilmente, perché nessuno se l'aspettava, abbiamo avuto una partenza fulminante e io, a dire la verità, un po' la bocca buona ce l'avevo fatta, nel senso che pensavo potessimo rimanere nelle zone alte. Poi dopo, come ha detto prima il mister Galimberti, è normale che durante un'annata ci siano degli alti e dei bassi, vuoi per infortuni, vuoi per problemi di lavoro, vuoi per altre vicissitudini, e quindi siamo incappati in 5 sconfitte consecutive che ci hanno tagliato le gambe. E poi dopo, ovviamente, se le altre squadre fanno punti e te non le fai, vieni risucchiato indietro. Io lo vedo però quest'annata come qualcosa di positivo. È ovvio che la maggior parte di noi, quando ci ritroveremo ad agosto, avrà un anno in più sulle spalle. Parlo per Devoti, che ormai sarebbe ora che smettesse. No, a parte di scherzo. Parlo per tutti, ma ci metto dentro anche a me, che sono una volta sì e l'altra anche infortunato, quindi. Però lo vedo come un qualcosa di positivo per il prossimo anno, per ovviamente magari fare quel passo in più che abbiamo nelle nostre capacità di fare, quindi sia dal punto di vista dell'allenatore che dal punto di vista. Tu dici può essere stato un anno di grande esperienza. Dovremmo giocare tutto l'anno con la Varanese. Sì. Oppure sperare che non ci siano dei derby, perché a parte, vabbè, con la Varanese, noi se ci viene sul Compiano e sul Bedogna, andiamo ai play-out sicuro. È utile aver capito anche qualcosa del genere. Io direi che è utile darvi qualche consiglio adesso, Gian, no? Giusto? Contini Petroli, Gotria di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile.
Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditano. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna, abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Giuvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditano, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano a Bedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant, con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità, con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Moda in, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda in. Moda in la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. Tic Tac, stuzzicheria bar in piazza Senatore Michele a Bedonia. In un ambiente rilassante dove trovi caffetteria con piccola pasticceria, dessert, bar con aperitivi alcolici e analcolici, cocktail, spuntini, serate con musica dal vivo, organizzazione eventi. Sarete accolti con un sorriso e tanta cortesia da personale altamente qualificato. Il locale sarà aperto anche nelle serate di weekend. Saluti da Tic Tac. Officina Bazzani, via Bazzia numero 3, Borgo Valditaro, con telefono 0525 96 241. Autoriparazioni, Bosch Car Service, centro revisioni, elettrauto, gommista, manutenzione cambi automatici, da 40 anni un punto di riferimento per la tua auto. Officina Bazzani a Borgo Valditaro. Elettrodomestici e Fortunati a Borgotaro in Largo Roma, super occasione, abbinata vincente Moulinex Cuisine Companion con accessori taglia verdure, più roventa l'innovatrice scopa che aspira e igienizza con lo stesso vapore in un solo movimento, il tutto a soli euro 7,99 con possibilità di pagamento rateale. Ogni sabato del mese Gioielleria Romano Bedonia propone una promozione esclusiva con sconto 20% su gioielli in oro e diamanti, su gioielli Rebecca, Braille, Ottaviani, sconto 30% su gioielli Atena e orecchini in omaggio con l'acquisto di un articolo Guess. Sconvolgente occasione dalla ferramenta Baudassi, la Romana, a Borgo Valditaro, via Caduti del Lavoro. Motosega Husqvarna, super novità a euro 199. Decespugliatore 33cc a euro 99. Trapano Boss, batteria professionale, serie blu, 14,4 watt a euro 89. Sino naturalmente alla prossima settimana, per cui ancora una settimana di grandi chance.
Ponte Lecca, Osteria Ponte Lecca vi attende, ma dovete prenotare, per un'eccezionale pesquetta. Al pomeriggio dalle ore 14 iniziano le danze con il grandissimo Calle. Ricordo, Pasquetta a Ponte Lecca, Osteria Pizzeria Ponte Lecca. Caffè Bertucci, sabato 15, grande festa con il DJ Cocò. E adesso torniamo a noi, Scusami, non ero concentratissimo, però ho sentito un elettrodomestico a 7,99 euro pagabile a rate. Lo prendo, Guarda che secondo me ti sei... Euro 799. No, perché era una bella offerta. Io so che tu sei un amico. Tu so che sei un amico di Fortunati e vuoi super pubblicizzare Fortunati, ma sono 799. E li puoi rateizzare, hai capito? Perché Fortunati Bruno naturalmente non è che ti possa regalare tutto. Salutiamo anche Derek. Salutiamo, lavora lì Derek, è vero? Non gioca più, lavora lì. No, poi lo dirai, dai. Va bene, torniamo al calcio, cominciamo a visionare la prima categoria. Sei pronto? Per vedere i risultati della prima categoria. Poi parleremo anche di tanti, tanti trionfi che hanno avuto i nostri valtaresi, soprattutto le donne per quanto concerne il karate, ma subito dopo. Adesso vediamo il Virtus Calerno col Barcaccia 2-1, Felino Bardi 3-1, Bocca Barco Biancazzurra 1-2, Lesignano Boretto 0-1, Sorbolo Gattatico 3-1, Poviglio Solignano 1-1, Borgo Taro Calcio ha fatto il grande colpo ieri con la Casalese 1-0 e Real Baganza Valtarese 2-1, una brutta sconfitta per la Valtarese. Vediamo la classifica, poi farò fare i commenti veloci a Davide. Vai, vediamo la classifica. E vediamo Felino 59, Biancazzurro 57, Boretto 52, Casalese bloccata 49, Valtarese 46, Bardi 43, 41 Bocca Barco e poi così via per arrivare al campionato così e così del Solignano che è a 39 punti, mentre Borgotaro ormai direi dovrebbe essere salvo. Poi vediamo il prossimo turno. Allora, vuoi commentare questa classifica, Davide? Ma allora io il campionato non è che lo conosca tanto perché non l'ho vissuto, però penso che il Felino e la Biancazzurra ormai si giocheranno il campionato, il primo posto. Io tifo Felino perché c'è un giocatore fortissimo che è Bottarelli, che l'ho avuto quando era Fornovo, quindi io tifo per lui. E per quanto riguarda la Valtarese, secondo me ha fatto un bel campionato, perché bisogna ricordarsi la Valtarese dove è partita l'anno scorso, soprattutto nel giro di ritorno, quindi ha fatto un gran lavoro, è una squadra di giovani che secondo me ha un futuro per diversi anni. E quindi secondo me ha fatto un campionato di tutto rispetto e ancora è in lizza per i playoff. È vero che adesso c'è il discorso dei punti, non so, penso che mancano tre partite anche lì. Tre partite. Quindi ancora tutto da giocare. Il Bardi non è più una sorpresa, ormai anche lui ha fatto un bellissimo campionato. Per quanto riguarda Solignano forse si ci aspettava qualcosa in più, però bisogna vedere, poi entrare nel dettaglio e capire che problemi hanno avuto, perché comunque la società secondo me è una gran bella società, l'allenatore hanno un gran allenatore, un gran preparatore, quindi hanno probabilmente avranno avuto qualche problema, qualche infortunio, so che si è fatto male il portiere, hanno dovuto pensare un po', insomma, avuto qualche problema. Poi per quanto riguarda il Borgo Taro, secondo me all'inizio dell'anno avrebbero firmato. Ma giustamente avrebbero firmato perché fra l'altro non è mai stato nelle zone calde. All'inizio, ma no, beh, comunque ha fatto nelle zone calde con retrocessione. All'inizio era partito molto, molto forte, però non è mai stato a rischio retrocessione. No, mai. E penso che sia già da un po' che salvo. Quindi, secondo me, hanno fatto un gran campionato anche loro. Quindi, complimenti a tutti. Bene, adesso vediamo, facciamo commentare a te i prossimi turni e al presidente velocemente. Vediamo come se la giocano le nostre squadre. Eccoli qua, vediamo subito Bardi, Bocca Barco, come la commenti? Adesso vediamo una per una. Guarda, aggiungo il Bardi, in casa è difficile da battere, poi è una bella squadra, allenata anche bene, quindi un 2-1 per il Bardi. Borgotaro sta facendo bene. Borgotaro Felino, che però non la giocano, viene posticipata. Perché gioca anche la Valtarese in casa, per cui viene posticipata. Dal mio punto di vista è Borgotaro, per quello che ho dimostrato quest'anno,
4-5 in più, 4-5 punti in più li meriterebbe tranquillamente. E la Valtarese col derby si deve riscattare, quindi ha ancora qualche possibilità. La dopo favorita anche per il discorso playoff. Massimiliano. Ma il Borgotaro di sgambetti a squadre di alta classifica ne ha già fatto. È che ha fatto un bel favore anche alla Valtarese. Ha tenuto ancora aperto la corsa ai playoff. E che non sia l'ago della bilancia per la vittoria del campionato. Ormai loro sono salvi, quindi... di obiettivi, l'obiettivo principale l'hanno raggiunto e quindi può essere una soddisfazione anche cercare di decidere la vincente del campionato. Bisogna trovare anche questi obiettivi domenica dopo domenica e non mi stupirebbe se facesse un risultato positivo con la prima in classifica. Facciamo una domandina anche a te, come vedi le prossime partite di queste di questa prima categoria? Avrete degli amici che giocano? Sì, beh, sicuramente sì, a me ha fatto particolarmente piacere che la Borgotaro si sia salvata, perché c'è un sacco di ragazzi che conosco e quindi mi fa piacere che abbiano avuto una gioia questa domenica. Per quanto riguarda appunto la Borgotaro gioca sì col Felino, che sono i primi, però mi aggancia a quello che ha detto Massimiliano, un altro stimolo può essere giocare in casa, fare una figura barbina in casa al Bozza, non penso che se la auspichino. La Valtarese sì, c'è il derby, ma secondo me non dico che sia l'ultima spiaggia, ma poco ci manca, perché la Casalese gioca con la Virtus Calerno che è nei play-out, quindi sicuramente farà punti. Non so, il Boretto con la Vabbaganza, Biancazzurra Lesignano, secondo me la Valtarese o vince domenica o ha poche speranze. Sì, ha poche speranze, sì. Anche se io penso che venderà dura la pelle a Valtarese. No, me lo auguro, ma perché anche lì sono un sacco di ragazzi che conosciamo, quindi più squadre hanno successo meglio. Ok, allora abbandoniamo la prima categoria e vediamo la seconda, i risultati della seconda, e facciamo un primo giro sulla seconda. Poi le immagini del Bedonia saranno appunto abbinate alla terza categoria. Vediamo un po' Valgo tra Arsenal, che era un buon match questo, 0-1. Fraore Aurora 1-2, Fornovo Calestanese 0-0. Non vi dico i commenti di Ghilani. Varanese Palanzano 1-0, Mercury San Leo 0-2, Folgore Fornovo Sivizzano, anche questo un mezzo derby, 2-3, e Ghiare, ormai super promossa, vincitrice del campionato, con le Vico Fertile 4-1. Vediamo subito la classifica. Ghiare ormai vincitrice di questa categoria, San Leo 55 il Ghiare, 45 il San Leo, Arsenal 41, per cui avete... C'è un errore. Sì? Magari, ne abbiamo 34 noi di punti. Ah, e te ne abbiamo dati 37? Siete gentili. Ai, cosa succede? Cosa succede? Vabbè. 37 porta bene, vuol dire che i prossimi tre punti ci sono già. Valgotte è a posto? No. Ho sbagliato anche il Valgotte. 28. Fornovo purtroppo è vera, sono 38 punti, la Varanese invece ne ha 3 in più qui, li toglieremo immediatamente ma li aggiungiamo domenica. Per cui non ci resta che un commento veloce da parte dell'amico Davide e poi vedremo il prossimo turno. Beh, penso che ormai il campionato sia un po' definito in tutti i settori, perché la retrocessione se la giocano Folgore, Palanzano e Fraore. Ormai penso che i 6 punti che ci sono tra il Fraore e il Mercury, insomma, 3 partite, se nulla succede, il Mercury dovrebbe essere salvo. Per quanto riguarda la vittoria, l'ha vinto il Ghiare meritatamente, l'ha stravinto, era già in testa, diciamo, a fine girone d'andata, era lì nei paraggi, poi quando ha fatto l'acquisto, quella punta che ha fatto 15-16 gol nel girone di ritorno, insomma, ha staccato tutte le altre. E poi ci sono le 4 che sono lì, che si giocheranno i playoff, che sono San Leo, Arsenal, Aurora e il Fornovo, che al momento è fuori oggi perché ci sono 7 punti, però in 3 partite io penso che alla fine
i playoff li faranno. E poi c'è quella zona che va da noi, Calestano, Sivizzano, Valgotta, Le Coferte, che ormai... Però noi cercheremo di arrivare il più su possibile, insomma. Ma scusa, è una domanda un po' imbarazzante forse, perché quando si parla degli altri è sempre imbarazzante. Mm. Ti è giunta la notizia che potrebbe esserci un'eventuale fusione tra Fornovo e Fulgo Fornovo? No, perché sono voci di bar queste. Sì, sono voci di bar. Di Blu Bar, per essere precisi. Sì, perché al Blu Bar lì si beve il caffè, ma c'è anche il calciomercato, tutto quanto. Allora, io di preciso non so nulla, perché chiaramente non essendo né in una società né nell'altra non posso sbilanciarmi, non posso dire niente. Le chiacchiere ci sono, anche se poi le fusioni non sono mai facili da fare, perché a fine stagione si parla sempre di tante fusioni, poi alla fine sono ben poche quelle che... Quella di Folgore e Fornove, di Fornove è un po' che se ne parla, però non so se c'è una cosa vera, se si farà, se non si farà, bah. Vedremo, bisognerebbe chiederlo a loro. Lo chiederò a Ghilani. Lo chiederò a Ghilani, ma non parla, Ghilani non parla, non parla. Top secret. È un breve commento, anche se non è il tuo campionato. No, però hai degli amici anche per te. Sì, conosco più quelli del Valgotra, quindi penso che ogni anno salvarsi non sia semplice, e che da anni che sono in seconda categoria ogni anno si riescono a salvare, diciamo, in modo tranquillo. È un peccato per come sono partiti, per me però il nostro problema della Valtaro rispetto alla città è quando arriva l'inverno allenarci con questi campi, con questo freddo, gli infortuni arrivano, e quando si perdono due o tre giocatori importanti poi le squadre in generale ne risentono. Per il resto la Varanese l'abbiamo affrontato in amichevole quest'estate, mi è sembrata una squadra organizzata e sapeva il fatto suo, quindi la classifica non mi sorprende. Mi aspettavo qualcosa di più da Fornovo, sinceramente, per la classifica, qualche punto in più. Questa è la tua? Sì, prendendo spunto da quello che ha detto Luca, da quello che ha detto Patoneri, a proposito del fatto che ci sono delle difficoltà maggiori in montagna che in città, sì, va bene i campi, tutto quello lì, però anche a metà stagione se ne perdi qualcuno, il Ghiara ha preso Montali, che poi Ghiara non è la squadra di Ghiara, il Ghiara è una squadra di Parma. È una squadra di Parma, perché gioca nell'Anghirano, sono tutti ragazzi di Parma, e di collegamenti con il paese di montagna ne hanno pochi, via, hanno i dirigenti. E loro a metà stagione, nonostante che erano primi e già erano nettamente superiori alla concorrenza, sono andati a prendere questo Montali qua, quindi non è una differenza da poco, mentre qui da noi a metà stagione rimpiazzare dei giocatori è quasi impossibile, perché non ce ne sono, e quelli che validi sono nella squadra in cui stanno già giocando, e a metà stagione qua non si muove nessuno, quindi se perdi dei pezzi non la raddrizzi la situazione da questo punto di vista. E guardando la classifica, noi adesso giocheremo con Fornovo e San Leo, e poi ricominciamo dopo, vediamo anche noi, come ho detto con la Borgotaro, di trovare degli stimoli, di riuscire a rompere le scatole, a rompere le scatole a qualche squadra che si sta giocando delle posizioni importanti della classifica. Ok, ti ringrazio. Anche per te velocemente questo è un commento alla classifica, poi... Il commento alla classifica sono i nostri 28 punti, che potrebbero essere tranquillamente i 34 della Varanese o i 35 della Calestanese, e quindi in queste tre partite ti potresti giocare l'aggancio ai playoff, ma col senno di poi sono bravi tutti a parlare. Perché Gallimberti fa finta di niente, ma mancano tre partite, 9 punti, e se San Leo e Fornovo perdono col Valgotra... Ho capito. C'è da preparare i play-off. C'è da preparare il richiamino. No, beh, peccato, perché si poteva fare molto di più. Io la prendo, cioè vedo il bicchiere mezzo pieno, e spero che il prossimo anno
io e i miei compagni spero di ripresentarci ad agosto con l'intenzione di migliorare questa classifica, che in questo caso non è bellissima, però ha avuto delle cose su cui prendere degli spunti per il prossimo anno. Certo, anche al mister, certo. Al presidente. Ecco, ci sta guardando il mister, il presidente è qui con noi e noi giriamo la palla all'amico Gian, che ci dà qualche consiglio importantissimo, molto importante. Arriva, perché dopo invece esamineremo le prossime partite. Allora, dove dice la gioco? Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotano. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole: il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albaretto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Simpatiche canaglie di Melai Simona, via Mazzini 3 a Borgotaro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Gas, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgotaro. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, Husqvarna con servizio assistenza. Casalinghi, vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico. Elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni. Sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, la romana, via Caduti del Lavoro 22, a Borgotaro. Cento
anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roma a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Alla Macelleria Moglia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Moglia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedonia, telefono 0525 824794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Prima lo cercavate, adesso c'è. Caffetteria Bertucci, via Nazionale 80, Borgo Val di Taro. Nuovo, esclusivo, il locale giusto per i vostri happy hour o semplicemente un drink in compagnia. La caffetteria Bertucci la trovi in via Nazionale a Borgo Taro. Ora lo sapete, mi raccomando. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana vi aspetta a Bedonia in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedonia. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino. I vostri aperitivi, i vostri happy hour, i vostri momenti con amici. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino, Piazza Farnese a Borgo Taro. Ed ora qualche consiglio veloce, come le grandi proposte dall'elettrodomestico Fortunati, grande abbinata vincente, Moulin Cuisine Companion, più accessorio taglia verdure e roventa, la grande scoppa innovatrice, a soli euro 799, 799. Sconvolgenti offerte e grandi occasioni da Baudassi, e sono per quanto riguarda il motosega Esquarna a 199, decespugliatore 33cc a 99 euro e trapano Bosch batterie esattamente a 89 euro. La Romana la trovi, Baudassi la Romana, via Caduti del Lavoro a Borgo Val di Taro. Ed ora altre notizie in breve. Pontelecca, bisogna telefonare per passare una Pasquetta davvero eccezionale, diversa dal solito, con un pomeriggio incandescente con la musica di Albertone Calle, Alberto Calle, davvero eccezionale, località Pontelecca. In una località splendida, in poche parole. Caffè Bertucci, sabato 15, grande festa con DJ Cocò. Ricordo anche per l'ennesima volta la grande festa organizzata in onore di Gazzola, Marcello Gazzola, voluta fortemente da Comeback, ed è esattamente al ristorante Roma il giorno 4 maggio, gli verrà consegnato da Comeback una grande onorificenza, perché la merita, e c'è anche Punto Sport tra gli organizzatori. Un grande saluto va ai 50 anni di attività dell'Autoscuola Mellei e a Space Abbigliamento, che è un'istituzione per Borgo Taro ex Cresci dal 1952. Voglio dire anche una cosa importante per quanto riguarda gli ospiti: prossima settimana hanno promesso di venirci a trovare Gloria Marchini, di tornare qui Gloria Marchini con i grandi risultati della Roba e Profumi, e Giordano Piccelli, che io definisco giordanesco già all'epoca perché è un'istituzione per la pallacanestro, e questa sera giocano, ve lo dico anche in questo momento, anzi non giocano, questa sera giocano
giocano venerdì alle ore 21:15 a Borgotaro e si giocano il ritorno dei play-off, per cui si giocano tutto nel ritorno di venerdì alle ore 21:15 al Palazzetto. Mi raccomando, siate numerosi a questo grande appuntamento. Prima di tornare al calcio, vi dico che il 18° Open Italia a Riccione si è svolto il 1 aprile del 2017 si è conclusa ieri con importanti risultati per la Valtaro. La SD Karate Club Valtaro Valceno era presente con soli 5 atleti e si è messa in grande evidenza per l'alto livello tecnico. Ha conquistato la 27esima posizione a livello nazionale e ha vinto un oro, un argento, un bronzo. Medaglia d'oro nella categoria cadetti internazionali per Massari Cecilia, che ha davvero ancora una volta battuto tutti. Zucconi Alice conquista la medaglia d'argento nella categoria cadetti internazionale dopo aver superato il primo turno e naturalmente nella finale ha dovuto cedere purtroppo, ma medaglia di d'argento. E Del Nevo Emily che si aggiudica per giudizio tecnico 5-0 praticamente nettamente la medaglia di bronzo, per cui complimenti al Karate ASD Karate Club Valtaro Valceno, bravo ad Emanuele Massari, trionfi. Ecco qua, l'abbiamo visto anche, complimenti perché abbiamo visto l'intera squadra, la vuoi far rivedere? Ecco qua, l'intera squadra che ha preso parte agli Open e che ha conquistato il 27° posto. Il gesto, cioè... ecco, ha detto te ne sei accorto quando era già andata, vabbè. Torniamo al calcio, mi vuoi far vedere con chi giocano questi ragazzi la prossima settimana? Eccoci qua, la seconda categoria. Nel frattempo ha segnato l'Inter, D'Ambrosio, vabbè. Adesso arriva la videata per quanto riguarda le partite che vedranno impegnate sia la Varanese sia il Valgotra. E le vediamo subito perché... Valgotra e San Leo e la Varanese l'Aurora. Chi ce l'ha più difficile? No, è incommentabile. No, quello che c'è di là nella regia è veramente un commento inutile, basta. Molto falloso. Ma le partite sono tutte dure, quindi non lo so. La San Leo e l'Aurora, tutti e due sono lì che si stanno giocando i playoff e quindi sarà una partita di buono, cioè che sia noi che il Valgotra siamo con la mente sgombra, quindi quello che penso che il risultato possa uscire da ambo le parti, insomma noi ci contiamo e spero che lo faccia anche il Valgotra. E ascolta, il nostro amico Ghilani come se la gioca col Mercury? Il Mercury è salvo, quindi io penso che il Fornovo domenica dovrebbe vincere, non voglio tirargliela, però penso che insomma faranno i 3 punti sicuramente. Io sono convinto che il Fornovo vada ancora ai playoff, ha i mezzi, ha la squadra, ha un potenziale che insomma sarebbe un po' un peccato. Un peccato se non facesse i playoff. Anche per te il commento veloce a queste due partite soprattutto, e anche al Fornovo se vuoi. Commento, io proporrei di pagare la cena a Valgotra, così se vincono sono tutti contenti, quindi sicuramente loro non rifiutano una bella cena. Li conosci? Secondo me se ci pagano la cena viene fuori una spesa troppo importante. Ricordo che basta una pacca sulla spalla. No, ricordo che quello che state dicendo è roba vostra. Io sì, proprio, no. Noi siamo al di fuori da tutto. Potrebbe diventare impegnativo pagare una cena. No, sicuramente bisogna trovare, come ti ho detto, delle motivazioni, delle soddisfazioni e togliere punti a un'avversaria di una squadra amica come la Varanese non può che far piacere. Poi dopo, quando alla domenica pomeriggio vinci la partita e vai al bar a bere una birra, se hai vinto ha un sapore, se hai perso è un po' più amara. No words, no parole, no, non ce ne sono più, vocabolario è finito, vai.
Io farei piuttosto un commento sulla lotta play-out, visto che abbiamo parlato già di play-off di Valgotra. C'è un Palanzano Vico Fertile interessante, perché Vico Fertile, da quando ha perso con noi la domenica di Carnevale, e anche lì è stato un successone. C'è un Palanzano Vico Fertile che, se il Palanzano vince e il Mercury perde in casa, va a 3 punti e rischia addirittura quasi di salvarsi direttamente dopo un girone d'andata disastroso. Quindi che il Mercury sia così salvo non ci mette la mano sul fuoco, però ovviamente dopo bisogna vedere anche dalle motivazioni che hanno i ragazzi di Vico Fertile. Noi giocando col Salleo domenica, e che la domenica dopo Pasqua col Fornovo, decidiamo chi va ai playoff, perché se togliamo punti al Fornovo e non togliamo punti al Salleo, Fornovo non li fa i playoff. Certo. Mago della bilancia. Sì. Oh. Almeno abbiamo questa soddisfazione di gestirli noi i playoff. Gian, sei pronto per vedere la terza? La prima videata della terza, vediamo i risultati e controlliamo i punteggi se sono. Allora, vediamo un po'. Felegarese del mio carissimo amico Alberto Onembo. 1-7, no, mi spiace perché davvero con l'Astra 1-7, ma l'Astra è talmente forte. Montebello Bedonese, poi vedremo dopo nella seconda trans l'immagine. Bedonese United 0-0, il Plaza invece con la Coppa Nord-Est 5-0, Terre Alte Berceto il Castello 1-2, Sissa Torile San Polo 2-1, Compiano Virtus 0-2. Vediamo la classifica. E vediamo ahimè Compiano che si è giocato forse l'ultima chance, speriamo di no, però. Sissa 48, Astra 47, Virtus 43, Bedonese 41, Compiano e Torile, San Polo 38, tutto il resto naturalmente ormai i nostri amici delle Terre Alte 21 e Felegara 7. Davide, cosa vogliamo dire? Penso che anche qui ormai il campionato... per il primo posto se lo giocheranno forse Sissa, Astra, forse ancora la Virtus, però sono tanti punti e ci sono 3 partite anche qua, giusto? Sì. E il Bedogna secondo me ha fatto un ottimo campionato, aveva già fatto bene l'anno scorso, quest'anno si è migliorato e può ancora secondo me assolutamente arrivare in terzo. Bedogna sì, è a 2 punti della Virtus, non so se hanno ancora lo scontro diretto con la Virtus. No, vabbè, comunque è lì a 2 punti. Il Compiano ha 38 punti e mi sembra che al Compiano mancano 2 partite, non 3. Due. Ecco, e quindi lì sarà già più dura. Però il Compiano c'è da dire che nel semifinale del Barisciano deve puntare lì perché secondo me se passa la semifinale è probabile che con vada le Terre Alte, mi sembra. Esatto, è probabile che vada in finale con una o che ha vinto il campionato, che è arrivato secondo, perché mi sembra che ci sia Sissa e Virtus dall'altra parte. Ecco, sì, quindi sì, 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 ha tutte le possibilità per giocarsi la promozione ancora. Certo che il campionato si vede che qualcosa non ha funzionato, insomma. E tra l'altro attendiamo, se è vero, naturalmente le dimissioni sono vere, le dimissioni dell'allenatore. Non lo so, quelle cose non lo so, sono cose sempre spiacevoli comunque, perché... Sì. Perché io... paga sempre l'allenatore, non è solo... Ma è così, nel calcio è sempre stato così che paga sempre l'allenatore, però alla fine non so quanto sia... Giusto. Ma no, forse sarà anche giusto, perché una società non può cambiare 20 giocatori o 15 giocatori nel giro di... poco tempo, però cambiare un allenatore tra 4 giornate dalla fine, ma non lo so. Magari puntano talmente al Balisiano che lo faranno. No, ma infatti io non voglio entrare in merito alle decisioni di nessuno, così, io commento solo il fatto che quando succedono quelle cose qua dispiace sempre, perché comunque una persona brava o non brava che sia, sicuramente avrà dato tutto, si sarà impegnato al massimo e poi dopo... portato dei giocatori, quindi io parlo anche di una cosa generale, insomma è sempre brutto, via. Allora, sei coinvolto, per cui sì. Allora, no, la classifica comunque è una classifica bella, soddisfazione comunque essere sempre lì in alto.
È un peccato non tanto per ieri, per la partita, perché ripeto, l'arbitro deve cambiare mestiere dopo ieri, dopo quello, quello che ha fatto. Vediamo, più che altro abbiamo perso punti col San Polo e col Plaza lì, quei punti adesso sarebbero stati fondamentali per lottare ancora con l'Astra. Il Sissa con i due acquisti che ha fatto nel mercato di riparazione ha cambiato marcia, l'Astra la vedo ancora però favorita per la vittoria del campionato. E una piccola parentesi, comunque ieri c'erano a vederci penso 40 ragazzi nel settore giovanile che comunque citavano la squadra, e la squadra Calera Io Compaini da sabato ci siamo qualificati matematicamente alle fasi finali. Questo è un obiettivo che ci siamo posti inizio anno, ci siamo riusciti con 6 giornate d'anticipo e siamo soddisfatti per questo. C'erano anche ragazzi che allena Rossi, quei ragazzi un po' più piccoli, anche loro stanno facendo un bel campionato, e la stessa squadra di Agazzi e di Biolzi che sono ancora in lotta per qualificarsi alle fasi finali. Quindi anche nel complesso Bedogna va vista sia dalla prima squadra che dal settore giovanile, no. Abbiamo fatto penso un'annata buona, molto molto positiva. Massimiliano, anche per te velocissimamente, poi andremo con le prossime partite. Di cosa stavamo parlando? Beh, della terza categoria, so che guidi dall'alto tu. No, mi ero distratto un attimo. Ma sì, il compleanno è un'opportunità molto grossa, che è quella della Coppa, e probabilmente si cerca di dare uno stimolo, di dare qualcosa, di provare. È sempre difficile entrare nel merito di queste decisioni perché non ci si è dentro, e quindi gli auguriamo in bocca al lupo che possa essere una mossa vincente in vista della Coppa. Bravi anche il Bedogna, ormai i commenti positivi si sono sprecati durante tutto l'anno, e il terzo posto è lì vicino, e chissà che il prossimo anno non facciamo derby su derby. I derby sono molto belli quando li vinci. Beh, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che io personalmente, lavorando a Bedogna, sento tanto entusiasmo. Io ho a che fare con i ragazzi del settore giovanile, perché insegno alle scuole medie, quindi vedo che la società sta lavorando bene anche sotto il punto di vista sociale, quindi i ragazzi sono coinvolti nel progetto della società, quindi è un lavoro che sicuramente porterà dei frutti, ovviamente non immediati, ma sicuramente qualche giocatore alla prima squadra lo porteranno. E niente, a me dispiace per il Compiano, perché anche lì abbiamo un sacco di amici che ci giocano e sappiamo quanto ci tengano al salto di categoria dopo essere retrocessi l'anno scorso, però si può dire che è un fallimento, perché con la squadra che avevano, se non ammazzare il campionato, almeno essere lì a giocarsi il primo o il secondo posto. Ovviamente poi la Coppa gli dà sicuramente una mano, però bisogna vincere. No, appunto, bisogna intanto passare il turno con le tre alte che renderà vita dura, molto. E poi dopo giocarsi la finale non è mai facile, perché c'è la prima e la terza di là, quindi non è che siano delle squadrette. Lui non ha regalato nulla l'anno scorso, ha fatto la binata. Ma come è giusto che c'è? Sportivamente si è giocato tutto. Se uno arriva in finale, campionato è gioco, ci mancherebbe altro. Cioè, poi è bello fare campionato e coppa. Cioè, anche perché negli annali c'è che lui ha vinto uno e l'altro.
La squadra, esatto. Va bene, prima di passare la linea naturalmente all'amico Gian, voglio dire che l'Artaredo fa il ritorno playoff esattamente venerdì 21, venerdì prossimo alle 21.15, venerdì prossimo alle 21.15 a Borgotaro. Per quanto riguarda i giovani, tutti i risultati quasi positivi per la Valtarese e un grande, grandissimo applauso va fatto a Piscina Lorenzo, perché allena i giovanissimi della Juventus Club e su 5 partite ne ha vinte 4 e ne ha pareggiata una, per cui complimenti a Lorenzo Piscina. Adesso complimenti invece a Gian, che ci dà qualche consiglio. Lo vedo. Contini Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e non e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna. Abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditaro, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Ponte Lecca.
Ristorante e pizzeria con forno a legna, vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità, con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Moda In, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. Tic Tac, stuzzicheria bar in piazza Senatore Michele a Bedonia, in un ambiente rilassante dove trovi caffetteria con piccola pasticceria, dessert, bar con aperitivi alcolici e analcolici, cocktail, spuntini, serate con musica dal vivo, organizzazione eventi. Sarete accolti con un sorriso e tanta cortesia da personale altamente qualificato. Il locale sarà aperto anche nelle serate di weekend. Saluti da Tic Tac. Officina Bazzani, via Bazzia numero 3, Borgo Valditaro, con telefono 0525 96 241. Autoriparazioni, Bosch Car Service, centro revisioni, elettrauto, gommista, manutenzione e cambi automatici. Da 40 anni un punto di riferimento per la tua auto. Officina Bazzani a Borgo Valditaro. Al bar. Stavamo discutendo di allenatori che vanno e vengono, e allora ricordo ancora per l'ennesima volta Taredo ritorno per i playoff, naturalmente la partita di ritorno, il 7 aprile al Palazzetto dello Sport di Borgo Taro alle 21.15, mentre la Robi Profumi con l'amico Berni che andrà a fare l'immagine, anche perché Gloria Marchini ha garantito di essere qui lunedì a commentarle, sarà invece per il giorno 8, sabato 8, e così abbiamo parlato anche di queste cose importanti. Un salutone all'amico Paolino, che so che è molto stanco e ci sta guardando, e tornerà naturalmente in trasmissione dalla prossima settimana. Adesso vediamo le partite, no, che del Bedonia, giusto? Prossimo turno, sì. Bedonia è naturalmente Compiano. Vediamo subito il big match. Vado io? Sì. Beh, è un big match e poi è un derby. Sono le partite, secondo me, che Maurino prepara meglio di tutte. Perché io lo conosco, allenatore del Bedonia, perché ho giocato a calcio gli ultimi anni con lui. Ed è uno che non molla mai, c'è sempre. E quindi, secondo me, quelle partite lì la preparerà. Sì, è del Barreto, sì. La preparerà molto, molto bene. Io non lo so, è una partita aperta un po' a tutto, eh. Poi bisogna vedere anche cosa succede in casa Compiano, insomma. Chiaro che se il Bedonia vince può agganciare ancora il terzo posto, perché poi vedo, poi c'è anche lo scontro diretto Astro. Ti volevo chiedere quella, un altro big match. È un altro scontro molto importante, perché è tra prima e seconda, e ne può usufruire anche la Virtus, perché gioca in casa con le terre alte, e quindi potrebbero tornare in corsa anche loro. Però sicuramente la partita più bella da vedere domenica è Bedoniese Compiano, secondo me. Bene, telecamere a Bedoniese Compiano. Non si sa. Prego. No, beh, domenica giochiamo un derby, quindi importante anche dal punto di vista del morale. Poi vabbè, c'è l'Astra con lo scontro diretto con la Virtus, ripeto, con la Sissa, scusa. Secondo me l'Astra è la favorita per vincere il campionato, la vedo più attrezzata, più forte. E Virtus, vediamo se perde punti. Noi dobbiamo pensare, mancano tre partite, cerchiamo di fare tre punti a partita, poi chiusura campionato, vediamo se festeggiare o non festeggiare. Cioè come festeggiare. Come festeggiare? Perché in qualunque modo festeggeremo lo stesso, perché abbiamo fatto, ripeto, una grande annata. E speriamo di mantenere il gruppo anche per il prossimo anno e di proseguire su questa strada. Bene, Massimiliano, so che guardi dall'alto questo campionato, però... No, dall'alto, ha sicuramente dei bei ricordi sulla terza categoria, perché quando siamo riusciti a salire di categoria
sono nel nostro piccolo delle bellissime emozioni che poi ti porti dietro, e quindi lo seguo sempre con interesse il campionato di terza categoria. E cosa diciamo? Dai, un pronostico. Un pronostico. Vedo secondo me Christian Squeri, se è ancora sveglio che sta guardando la televisione, quest'ora lui dorme. Scongiuri su scongiuri, secondo me il Bedonia ce la fa arrivare terzo e il compiano col Terre Alte, secondo me passa il compiano. Per il Valenciano. Gasparini, Giovanni, non prendertela, ma sono cose di Massimiliano. C'è anche un interessantissimo COP Nord-Est Fregarese. Domani mattina, devi pensare che domani mattina io devo prendere il caffè dall'amico Alberto. No, parte del vedi tu. No, Bedonese Compiano, peccato dover andare giù a Parma a giocare e non poter vedere. Se ci vanno le telecamere invece che andare a vedere Borgotaro Ferino, che non c'è niente da dire. Ma a parte che se Borgotaro Ferina abbiamo detto che era posticipo, no? Quindi scusa. Siamo a posto. O se no anticipare sabato sera Bedonese sarebbe molto bello. Bedonese Compiano sabato sera dovevamo fare, altro che. E lì veniva fuori una bella. Tanto Bedonia, le luci ce l'avete. No? C'era Robby Profumi come impegno di Punto Sport. No, diciamo che sì, essendo un derby magari il risultato è un po' più in forza, ma io punterei sul Bedonese, perché Compiano col cambio di allenatore non si sa mai cosa possa succedere. Bene, noi cambiamo tutto, vediamo cosa è successo ieri con le immagini che l'amico Berni ha naturalmente fornito a RTA per Punto Sport, e tu il commento lo dovrai fare tu in questo caso. Ma devo. No, è una partita. No, beh, come si vede dalle immagini, siamo partiti già forti. Abbiamo tenuto la squadra tutto il primo tempo nella loro metà campo. Abbiamo avuto già tre occasioni dopo 10 minuti. Anche qua, per esempio, sono stati pericolosi. E è un peccato che la palla non sia entrata, perché abbiamo giocato bene. Abbiamo concesso poco e niente. Proprio niente. Sì, a parte Giacomo, che lui è un gran portiere, non è stato impegnato tutta la partita, però un quarto dalla fine ha fatto una parata che ha salvato il risultato. Diciamo, sono i grandi portieri. Quello è un grande portiere, da lì ha fatto sembrare un intervento facile, ma non era facile. E per il resto, dopo, quando vedremo le immagini del gol annullato. Tu hai detto che ci sono stati degli episodi un po' critici, vero? Sì, sono stati episodi. Ti confermi? Sì, nel secondo tempo, diciamo. Adesso la partita, abbiamo avuto qua, tra poco prenderemo un palo con le Zoli, una traversa scusa con le Zoli, e nel secondo tempo più che altro gli episodi ci hanno danneggiato, questo qua, altra sfortuna, no, è stato un assedio, la palla non è entrata, anche, è logico, se non entra è anche colpa nostra, perché bisogna comunque buttarla dentro, e quando l'abbiamo buttata dentro ce l'hanno annullato ingiustamente, e anche qua un'altra occasione, il portiere gli ha fatto una bella parata all'inizio, qua vediamo un altro tiro andato fuori in calcio d'angolo, quindi ripeto, un assedio, un peccato non aver fatto i 3 punti, perché lo meritavamo, loro non molto tempo. Bello, questo è il secondo tempo, anche qua sempre il nostro capitano Moglia, perché quest'anno comunque lui si è trascinato, ha fatto già 16 gol, quindi qua vediamo Squeri che ha fatto un bel tiro. Adesso vediamo, eccolo qua, questo qua è il gol annullato col difensore davanti lì in mezzo, io non so l'arbitro cosa ha visto, però penso che deve, ripeto, cambiare mestiere, vedendo anche allora che rivediamo, dai. Sì, vedendo anche che i giocatori, nessuno di loro protesta, quello il gol era bello e meritava di essere dato, No, a parte quello, però ripeto, i giocatori loro non hanno assolutamente protestato, anzi erano pronti con la palla per tornare al centrocampo. Poi qua un'altra occasione, qua la traversa di Squeri, ancora è stata una partita
è stata una partita stregata, dai, mettiamola da questo punto. Qua c'era il fallo di mano con rigore non fischiato, comunque. No, qua Tambini ha salvato la partita. L'unica occasione allora che hanno avuto, Giacomo era stato pronto, reattivo. Vabbè. Perché per un portiere giocare la partita, non essere mai chiamato in causa, poi trovarsi pronto al momento giusto, per me è un portiere che un portiere da promozione d'eccellenza senza problemi. Qua un'altra occasione stati vicino a noi, ripeto. Vedere le immagini fa ancora più rabbia, perché abbiamo giocato veramente bene, forse una partita più bella della stagione dal punto di vista del gioco. Questi due punti potrebbero essere persi, determinanti secondo te? Questi due punti ad oggi, con tre giornate dalla fine, sì, sono determinanti assolutamente. Beh, è innegabile. Questo, l'altro rigore non fischiato, qua l'arbitro davanti deve cambiare mestiere, ripeto, perché non puoi non dare un rigore del genere. Però ripeto, fa rabbia la partita pareggiata per come abbiamo giocato. Fa, diciamo, un po' più la colpa nostra non è tanto qua, è avere perso punti in casa col Plaza e col Torrile, che erano alla nostra portata tranquillamente. Bene, sono alla nostra portata i consigli che vi diamo in questo momento. Questi, e poi faremo l'ultimo giro, molto interessante e divertente. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport, a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C, a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Simpatiche Canaglie di Melai Simona, via Mazzini 3 a Borgo Taro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Gas, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche Canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche Canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgo Taro. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgo Taro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, Husqvarna con servizio assistenza. Casalinghi,
vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico, elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni, sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, La Romana, via Caduti del Lavoro 22, a Borgotaro. Anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roma a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Alla Macelleria Moglia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Moglia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedogna, telefono 0525 82 4794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Prima lo cercavate, adesso c'è. Caffetteria Bertucci, via Nazionale 80, Borgo Val di Taro. Nuovo, esclusivo, il locale giusto per i vostri happy hour o semplicemente un drink in compagnia. La caffetteria Bertucci la trovi in via Nazionale a Borgo Taro. Ora lo sapete, mi raccomando. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana vi aspetta a Bedogna in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338 6340 918, un nodo al pettine, Bedogna. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino. I vostri aperitivi, i vostri happy hour, i vostri momenti con amici. Bar Paninoteca Caffetteria Wine Bar Stile Divino. Piazza Farnese a Borgo Taro. Allora, ripetiamo che questa trasmissione, questa sera in diretta, domani la potrete vedere naturalmente registrata alle 17.30, sempre su YouTube Settore Sport, RTA Settore Sport. Dopo di noi andrà in onda Atlas, questa trasmissione direi eccezionale, che riesce a rilassarci malgrado i tempi che corrono, curata da Gianluigi Bazzani. Ricordo anche che Altaredo farà il suo ritorno per quanto riguarda la pallacanestro e playoff venerdì 7 aprile alle ore 21:15 a Borgo Taro. Ricordo anche che l'ultima partita della Robi Profumi sarà l'8 aprile sempre a Borgo Taro e che avremo in studio lunedì successivo, il 10 se non sbaglio, Gloria Marchini e naturalmente Giordano Picelli. Ringrazio ancora naturalmente tutti i nostri ospiti qui e ricordo che Paolino non temete perché dalla prossima settimana sarà di nuovo con noi. Allora Davide, il campionato ormai è finito, questo qui, dai, farai ancora 9 punti, 7, 8, non lo so, però pensiamo a cosa può succedere il prossimo. Un acquisto al tuo presidente, dove lo non nomi, difesa, attacco, centrocampo, dove lo vuoi? No, non posso... Adesso non posso dire niente perché innanzitutto ci sono ancora 3 partite, poi dobbiamo ancora parlare, quindi non so ancora bene come sarà l'anno prossimo, quindi adesso dire... Il giovane più forte in seconda che tu hai visto è giovane, non parliamo di quelli navigati, c'è uno che ti ha colpito? Beh, io posso parlare dei miei. Posso parlare dei miei, che ha avuto una crescita molto molto forte è Chiesa, Davide. Che arrivava l'anno scorso dai Crociati, dalle Junior dei Crociati, è venuto con noi, l'anno scorso aveva fatto benino, quest'anno ha fatto un gran girone di ritorno, si è preso in mano la squadra, è diventato rigorista della squadra, ha messo personalità, è un ragazzo che ha
grandi mezzi, aveva delle difficoltà, magari non aveva, diciamo, ancora la giusta personalità, però quest'anno ha fatto veramente un salto di qualità. Quindi io parlo dei miei, degli altri, sì. Ce ne sono altri, perché ad esempio lo stesso Setti, che è venuto da noi, che arrivava dalla Juniors del Pallavicino, all'inizio dell'anno ha giocato poco, poi durante l'anno è cresciuto molto, e poi insomma io sono contento di tutti i miei ragazzi. Un ringraziamento, devo ringraziare alla fine del campionato, ecco. Il ringraziamento più grosso che devo fare è sicuramente a Marco Rustici, che è colui che 3 anni fa mi ha chiesto se andavo a allenare a Varano, è colui che si è costruito tutto intorno la squadra, poi a Simone Galimberti, che è mio cugino, che mi ha dato una mano tenendo la squadra, facendo il direttore sportivo in modo esemplare, e a tutti i ragazzi veramente dal primo all'ultimo, da chi ha giocato di più e soprattutto anzi a quelli che hanno giocato meno, perché hanno sempre tenuto duro, mi hanno sempre appoggiato, magari hanno sottovoce mi hanno mandato a quel paese, come è giusto che sia, però non ci sono mai fatti vedere dal gruppo, non hanno mai armato contro, insomma, e questo secondo me è una cosa molto molto importante. E io aggiungo lo splendido pubblico. Sì, no, infatti arrivavo anche quello, poi c'è la società, poi c'è il pubblico, perché comunque anche ieri, che comunque era una partita che mai non aveva poche cose da dire, però c'era tanta gente a vederci, e questo li ringrazio. Io sono stato bene, ho fatto 3 anni bellissimi, insomma, via con loro. Chiusura anche per te. Intanto vi invito tutti ad andare a vedere i numerosissimi Bedognese contro Compiano prossima settimana, e Valtarese con Solignano, sono due grandi match. Sì, no, la domenica c'è una bella partita importante per noi, vediamo, per il nostro pubblico ha sempre risposto numeroso, quindi problemi non abbiamo, anzi, ci hanno supportato tanto in casa, e anche per loro magari qualche volta sono riuscito a fare vincere anche per il loro supporto, e niente, vediamo di concludere al meglio il campionato. Su di morale, su tu sicuramente sei su di morale, vai, chiudi a modo tuo. Sì, ti volevo fare una domanda io a te. Se potevi chiedere un acquisto al tuo presidente nel calciomercato estivo, microfono senza filo. Beh, Claudio, io non so che dire. La responsabilità è sua, però. Però, un'idea. Vogliamo dire due cose. So che tu sei molto sportivo in senso generale, anche la pallavolo. Facciamo un po' di pubblicità anche alle ragazze della pallavolo, che si stanno comportando decisamente bene, visto che sono in testa alla classifica, non hanno ancora perso una partita, e quindi anche loro hanno bisogno di un po' di spazio in questa serata. Diciamo che l'appuntamento clou è mercoledì prossimo, sfortunatamente a San Secondo, quindi un po' scomodo la trasferta, però è lo scontro diretto, cioè prima contro seconda. All'andata le ragazze si erano comportate decisamente bene. Allenamento 3-0, non dico facile, ma nettamente superiore all'avversario. Speriamo che ripetano la prestazione. Diciamo che ultimamente non sono andate benissimo a livello di gioco, però poi vabbè, il risultato è quello che conta, quindi si spera che ci sia anche una ripresa nel gioco. La settimana scorsa hanno vinto molto bene a Salabaganza, quindi sono sempre sulla cresta dell'onda. E c'è da dire che hanno passato anche la prima fase regionale, e il 30 d'aprile non si sa ancora dove andranno a giocare, però c'è la seconda fase e poi eventualmente un'altra fase a maggio. Quindi bisogna grande stagione, grande stagione della pallavolo. Sì, sì. Complimenti alle ragazze e al coach. Ieno, Domenico. Facciamo chiudere, che volevi aggiungere una cosa. Intanto ricordo che in questo momento stanno giocando l'Under 18 di Pallacanestro, stanno giocando, e c'è Valentina Bozzi che ieri ha segnato 18 punti, se non sbaglio. Pensate, davvero straordinaria questa ragazza, molto giovane. E 15 punti Franceschini, la bercettese Franceschini, che è bravissima, convocata in nazionale, eccetera, eccetera.
Prego. No, volevo dire che il tuo presidente, che oltre che acquistare un microfono, però bisogna fargli anche i complimenti, perché comunque è una trasmissione che va in diretta, un paio d'ore, che parla di tutto lo sport locale, che secondo me mancava nella vallata. Quindi io gli faccio i miei complimenti e spero che continui anche il prossimo anno. Speriamo di sì, ci sono anche delle novità, speriamo. Intanto invito tutte le squadre, voi che siete qui, invitate i vostri tesserati per festeggiare e premiare insieme, tutti insieme, alla Combec, che ha scelto, secondo me, una cosa molto importante, cioè di dare un premio, un grande riconoscimento a Marcello Gazzola, al ristorante Roma. Prima c'era l'anteprima con tutti il settore giovanile, della Val Gotra, della Valtarese, del Bardi, del Bedonia, tutti, del Berceto, perché anche il Berceto spero sia coinvolto in questa manifestazione di sport, il 4 di maggio, dalle 17 in poi, per cui grandi festeggiamenti grazie a Comeback. Il risultato è 1-1 sempre, Inter-Sampdoria 1-1. Abbiamo finito così, abbiamo fatto le richieste al Presidente. Se volete rivedere questa trasmissione, fatelo in qualsiasi momento su YouTube. Se volete essere con noi lunedì, c'è la grandissima Gloria Marchini e Giordano Picelli e tanti altri ospiti che parleranno di calcio, naturalmente. Buona serata a tutti. We'll be right back.